Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, un paese sempre più soggetto delle sue stesse politiche industriali. Da anni sono esse che stabiliscono le sorti del paese. Questa è l'Italia e questo è uno dei suoi retroscena. Il termine industria venne coniato nel 1526, quando la prima industria al mondo consegnò 185 canne di archibugio all'arsenale di Venezia. Nacque così la fabbrica d'armi Beretta, oggi leader mondiale nella produzione di armi leggere. Si chiama Beretta Holding S.p.A. e produce l'84% delle armi leggere italiane destinate all'esportazione. I centri produttivi Beretta sono dislocati in tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti alla Turchia, passando per Grecia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Canada. Un mostro produttivo imponente. E include un totale di 15 centri produttivi in 11 paesi. Articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dagli ultimi dati sull'export mondiale di armi, l'Italia risulta esportare in tutti i continenti. Per un
totale di 117 paesi di esportazione, 50 dei quali non ospitano sul proprio territorio alcun tipo di conflitto. I rimanenti, però, sono stati denunciati da Amnesty International come paesi in conflitto e dove vi sono violazioni dei diritti umani. E 7 di questi sono stati sottoposti ad embargo dalla Comunità Europea. La Comunità Europea prevede che ogni Stato abbia una legge che regolamenti i traffici d'armi. In Italia si chiama legge 185/90. E prevede lo Stato come garante tra acquirente e venditore, la compilazione di un rapporto annuale sugli export, il divieto di commercio nei paesi con embargo. Com'è possibile che una ditta così importante possa deliberatamente esportare dove non potrebbe? È il caso della Beretta Connection. Per capire meglio quali sono le pratiche per commerciare illegalmente, prenderemo in analisi un processo chiamato Beretta Connection, che venne aperto dalla Procura di Brescia dopo il ritrovamento di armi italiane nelle mani di ribelli iracheni. La Beretta ha riacquistato dalla polizia italiana 20.000 armi in disuso, le quali sarebbero dovute essere ricondizionate per poi rientrare nel mercato. Richiede così il permesso per rivenderle alla statunitense Helston Gunsmith. Ma la procura ha scoperto che le cose sono andate diversamente da quanto dichiarato. I numeri seriali vennero rimossi dalle armi, dopodiché queste vennero triangolate verso l'Iraq con l'appoggio della Supervision Limited, una ditta fantasma inglese, per poi finire nelle mani dei ribelli ed essere usate contro l'esercito italiano e quello americano. Il 21 febbraio 2006 il Parlamento vara alla fiducia un disegno di legge per la regolamentazione delle Olimpiadi Invernali di Torino. All'articolo 1, comma terzo, compare qualcosa che non ha nulla a che vedere con sport invernali. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco, diverso dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa, specificatamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Il processo Beretta Connection cade, i dirigenti responsabili vengono assolti. Questo è il luogo angusto dove da anni accatastiamo quello che la gente si rifiuta di guardare, forse perché nessuno glielo mostra, forse perché nessuno vuole spiarci dentro. Questo è il retroscena del Made in Italy.